Buongiorno ragazzi, bentornati ad un altro video. Oggi vi faccio vedere un full day of eating, quindi tutto quello che mangio in un giorno, di dieta flessibile, if it fits your macros. Gli obiettivi per oggi, dato che sono in definizione, saranno di colpire 2300-2400 calorie. Mi lascio sempre un range così che non ho paura se vado un po' oltre o un po' sotto, spero di rientrare nel range. E ho come obiettivo di colpire minimo 150 grammi di proteine, che sono più o meno 2 grammi per chilo corporeo. Per quanto riguarda proporzione carboidrati e grassi, dato che la ricerca scientifica dimostra che in definizione in realtà non c'è differenza in termini di composizione corporea, è più, diciamo, a scelta personale, e quindi io non sto seguendo una proporzione di carbo a grassi. Ovviamente li traccio perché comunque tracciando i cibi traccio anche quelli, però diciamo che non ho degli obiettivi di carbo e grassi. Quindi i miei obiettivi sono calorici e di proteine. Iniziamo col primo passo. Per iniziare vi servirà un po' di carote e cetrioli, un po' di pane, ciabatte o piadina, dei peperoni a vostra scelta, un po' d'uva, del sale e un uovo. Ragazzi, mi raccomando, se vi piace questo video e volete altri così, lasciateci un bel like. Arriviamo, dai, sopra i 2000. Baby, keep your focus, don't you make me change my mind. If you love me, baby, don't you switch up the vibe. Baby, don't you, baby, don't you, baby, don't you switch up the vibe. Baby, don't you, baby, don't you. Eccoci ragazzi, col primo passo della giornata, sono le 11:30, io ho fatto digiuno intermittente stamattina, solamente un caffè, e adesso qua è quando inizio la giornata con i pasti. Come avete visto, qua abbiamo 90 grammi di questa ciabatta bread, è praticamente, potete usare qualsiasi pane, la piadina è un pochino più grassa, quindi state attenti se volete usare la piadina. Poi come fonte proteica principale ho usato le uova, qua sono 3 uova intere, e ci ho aggiunto 2 di questi bell peppers. Ho aggiunto il peperone solamente per dare un pochino più di volume al piatto, perché come sappiamo il volume ci fa diventare un pochino più sazi, che in definizione è una cosa essenziale. Anche per questo motivo, e anche per prendere un po' più di micro, ho messo qua delle carote e dei cetrioli. Non li ho pesati, saranno 70-80 grammi in totale, ma diciamo che all'inizio della definizione non traccio le verdure, più in avanti se vedo che il peso non scende allora lì inizio a tracciarle. Quindi questo è il mio piatto. E poi ci ho aggiunto anche 100 grammi di questa uva mista, cioè abbiamo sia uva rossa che uva questa qua verde o bianca, non so come si dice, e anche questo per un po' più di volume. La frutta semi è perfetta perché ha poche calorie e tanto volume, tanta acqua che ci fa essere sazi. Quindi questo sarà il primo pasto di oggi e io me lo pappo. Ah, ragazzi, mi sono dimenticato il sale. Diciamo che non lo aggiungo spesso, ma sulle uova solitamente lo aggiungo, che sono un pochino più buoni. Proviamo un attimo com'è, vi faccio sapere. Buono? Se mi devo fartele pure per te. No, no, tranquillo. Sì, che poi ho usato il peperone arancione, che è tutto dolce. Dai. Buon appetito. Sono le 3:45, è passato un po' di tempo dall'ultimo pasto, io sono stato a lavorare e siamo andati anche fuori al balcone a prendere un po' di sole, perché ci sta veramente una vista spettacolare che vi ho fatto vedere forse nel, non nell'ultimo vlog, ma forse in uno dei vlog iniziali. Ovviamente questo è il balcone, c'è la vista sulla parte del deserto di Dubai, su questo impianto mega stradale, molto molto figo devo dire, e il fatto che ci sia il balcone ci permette comunque di prendere il sole al balcone, quindi lavoro e sole allo stesso tempo. Ma ora mi è venuta fame, in realtà ci ho avuto fame per un'oretta, però proprio il più possibile a posporre, e quindi mi sono fatto, anzi mi farò qua altri 125 grammi di quest'uva, è l'unica frutta che ho qua. Devo dire che a Dubai, dato che è un sacco costoso tutto, prendo una cosa, un frutto, una verdura e poi ne prendo tanta, così che costa di meno e me la mangio più spesso. Quindi invece di vedermi variare con la frutta, ma voi chiaramente se avete oltre all'uva avete anche le mele, le banane, tutte queste cose qua e potete comprarle, compratele. Quindi queste sono un po' più di micro e carboidrati, e in più vengo qua nel mio stash della Foodspring, non ci serve questo, i protein pancakes nemmeno. Andiamo per le barrette, queste sono le barrette extra chocolate, che ci sono sia al cioccolato bianco con la mandorla, che se veniamo qua al doppio cioccolato con cashew, che è un altro tipo di frutta secca. E sia queste che queste mi piace un sacco alternarle, direi che queste sanno un sacco tipo il magnum bianco, veramente una bomba. Sono un pochino più dolci, quindi quando mi va la cosa dolce prendo questa, e queste invece sono un po' più cioccolato denso, ma anche queste raga veramente buonissime, se volete provarle vi lascio qua il codice sconto. Ma io penso che difficile.
Dai, andiamo per una double extra chocolate. E ci tenevo a dirvi anche chiaramente le barrette proteiche non sono assolutamente necessarie, potete prendere le vostre proteine tutte da cibi solidi, ma sono abbastanza convenienti, sono buone e praticamente al posto quando vi viene voglia di qualcosa di dolce, al posto di mangiarvi che ne so, un Mars Bar, uno Snickers, prendete questo e ci avete 20 grammi di proteine. Vi appoggio qua un attimo, e ditemi se vi piace che vlog un po' più wide, che di solito vlog così, no? Però così, boh, vedete più la scena dietro, fatemi sapere. Intanto vi appoggio qua, siete un po' sbiechi, mi dispiace. Devo dire che appunto la barretta quella al cioccolato bianco è dolcissima, sembra tipo Magnum, ma è una cosa favolosa. Questa è un po' più standard, ma a me personalmente a volte, cioè mi piace un sacco il fatto che posso alternare, ecco. Praticamente ora che sono a dieta provo veramente a gustarla, quindi chiudo gli occhi, me la passo in giro per la lingua, per la bocca, perché sono poche le soddisfazioni in termini di gusto. E questa è buonissima, quindi faccio proprio un morso piccolo e me lo spammo in bocca per bene. Devo dire che chi non mi conosce e è nuovo sul canale penserà che sono una persona stranissima, ma se siete mai stati a dieta sapete esattamente quello che dico. Comunque, mangio questo, finisco lo snack, ritorno a prendere un po' di sole e ci vediamo nel prossimo pasto. Oggi come sei messo? Tanto morto, raga. Si vede. Vuol dire che oggi l'ho sentita parecchio. L'allenamento, ma in generale anche tutta la dieta. È il decimo giorno, ho perso più o meno 2,5 kg dall'inizio, che non è tanto, però in passato iniziavo dagli 80 kg e ai 75 kg avevo una barriera, e adesso sono arrivato ai 75 kg, prima perché ovviamente sono rimasto più definito questo bulk e lo sento, cioè adesso faccio difficoltà, però volevo fare un physical update. Raga, mi sento moscio, non so se sono... Tutti a casa rideranno, cioè. Tutti a casa rideranno quando dico così. Io mi sento meno. Guarda che bene, cazzo. Voglio fare tutto lo show. Vai, vai, vai. Facci vedere veloce. Cazzo, eh. Poi io non so. Però. Mi sento sgonfio, però. Bello definito sta diventa, eh. Dopo 10 giorni. Stare da paragoniamo col fisico nella prova, secondo me 10 giorni ci può stare, no, altri 80 devo definire di più la pancia sicuramente, le spalle sono il mio punto forte, c'è ancora lavoro da fare, tanto. Ragazzi, allora, post palestra, io ho fame, però meno male mi sono mantenuto un sacco di macros, e Sammy lo sa, provo a fare questo perché io solitamente la sera ho più fame, quindi la sera mi lascio più macros e oggi facciamo una cosa nuova, una pizza proteica. Faccio vedere gli ingredienti. La cosa importante è la protein pizza vegana tanto per, perché tanto praticamente usa, invece di usare carboidrati, fonti di carboidrati tipo farina normale, queste cose qua usano legumi per la farina, e questa è praticamente una pizza, un impasto che è molto proteico e poco carboidrati, di Full Spring. E ci vado ad aggiungere, faccio una pizza che basta metterci 100 grammi, è facilissimo, vi lascio il link qua sotto se volete provarlo, e in più c'è anche proprio il video istruzionale che vi fa vedere che ci mettete 2 secondi. Poi ci vado ad aggiungere un po' di passata di pomodoro, così che facciamo una sua, diciamo, margherita. Ho trovato, pensate voi, la mozzarella light di Galbani, che manco la trovo a Barcellona, in Italia non l'ho vista pochissime volte, invece l'ho trovata addirittura qua a Dubai, assurdo. Sì. E questa per 125 grammi saranno intorno alle 190 calorie, 12 grammi di grassi, che non è niente male. Ci vado ad aggiungere quindi questa. E in più, sull'altra pizza, perché me ne faccio due, potrei mangiarmi metà e metà, oppure vedo, faccio il calcolo delle calorie e vedo quanto mi rimane. Sull'altra pizza invece, oltre alla passata, ci vado a mettere del tonno. Mi potete dire che schifo il tonno, però vi faccio due pizze separate e, ripeto, proviamo a prendere abbastanza proteine per concludere la giornata. Quindi sì, mi metto a farla, vedete che ci metto 2 secondi. Ah, mi sono appena mangiato 2 o 3 di questi piccoli crostini qua, che per 100 grammi sono 290 calorie, così. Perché ridi, Ne abbiamo appena parlato. Ok,
capite che la dieta è vera quando una cosa così, un crostino, solo pane bruciato e bruciato. Sì. Appassionamento c'ho fame, ma non mangio di 3-4 livelli e non mi sto a preparare. Dai, It isn't hard to tell what you were thinking, babe. Your thoughts are only getting louder. While you are up in space, I sit here by myself. Are you gonna spill the truth or waste your life away? Sitting on your fingertips so I know what you'll say. Baby, don't bother, you know it hurts anyway. Don't bother, as long as you don't say. Questo è lo split, 23 carbo, 170 prote, 55 grassi. Ci sta, ci sta. E avrei pure 100 calorie per un dolcetto. Mamma mia. Che ci faresti? Puoi non fare so, un muffin? Non l'ho comprato perché ero tipo... Puoi prendere a metà muffin mio. No, sai cosa? Per ora mi godo sta pizza. I hope it's good. Spero che è buona. Se è buona abbiamo azzeccato. Io preferisco fare così, lasciarmi un bel piatto per la sera. E poi ovviamente magari la mattina dopo vi svegliate, se fate il weigh-in, pesate un po' di più perché avete mangiato tardi. Però la cosa importante è sapere che se colpisci le calorie e i macronutrienti, prendi la media settimanale e tracci la media che scende, quella è la cosa fondamentale. Comunque, c'ho voglia. Sembra buona, eh? Sembra molto buona. Sì. La voglia. Quanto la lascio ancora? Se noi la devi fare sommagliare. Più che altro sta uscendo tutto il pomodoro, il liquido. Vabbè, dipende di quanto la vuoi te. Vediamo qua. Ok ragazzi, allora abbiamo qua la prima pizza. La seconda sta ancora nel forno, cioè abbiamo mozzarella, pomodoro e questo impasto. Purtroppo credo che il forno nostro, già avevamo dei problemi, non è abbastanza caldo. Di conseguenza la pizza non è uscita dura ed è abbastanza soffice. Di gusto è buonissima, ve la consiglio molto, però come vedete, vedete che sembra quasi ancora cruda e non dovrebbe. Però penso che sia un errore, un problema del coso. Anche perché, proviamo con quella di Sammy che si è preso una pizza normale, se cuoce così oppure no. Comunque. Il taste test è molto buono. Il taste test. Mi dispiace che io sono una pippa di cuoco che forse non funziona e che quindi esce così. Comunque io mi mangio questo, aspetto quella col tonno e mi mangio pure quella, sarà un pasto iper voluminoso. Metto calorie e macro sullo schermo in questo momento e niente. Mi dispiace, forse un po' feio. Mi ci ho provato. Dai. Ragazzi, voglio finire qua il full day of eating. Ho ancora un 150 calorie da poter colpire per rientrare nei miei macro, sono anche 200. Però onestamente di solito avrei preferito mangiare qualcosa tipo cioccolato o una barretta Snickers o queste cose qua, che dato che sapete seguo la dieta flessibile e mi permetto comunque di includere queste cose per rendere la dieta sostenibile a lungo termine. Però devo dire la verità è che nel physical update di oggi non mi son visto bene e so che è un po' la mia mente che gioca con brutti scherzi, perché comunque non lo so, era come se la mia mente già pensa di essere molto più definita di quanto non mi vedo io realmente. Mi paragono a io dell'estate scorsa, quindi a un fisico già troppo definito. Invece devo capire che sto solo al decimo giorno, ne ho altri 70-80 da fare. È normale che il mio fisico non sia iper definito adesso. E qua è troppo alta. Aspetta, devo fare un posto buono. Quasi può fare. E quindi invece di farmi quello, anche se ho colpito tutte le proteine e oltre rispetto al mio obiettivo, sono andato giù al supermercato e mi sono preso questo yogurt qua proteico al cocco, come vedete, e tutta la scatoletta sono 150 grammi, c'ha 0,5 grammi di grassi, 15 grammi di carbo e 13 grammi di proteine. E devo dire che me lo sto mangiando, è bello dolce ed è buonissimo, a me piace un sacco il cocco. Quindi sì, questa è la verità. Probabilmente di solito avrei mangiato un po' di cioccolato, qualcosa di più dolce, però mi sono visto male, ho preferito. Non è che cambia niente in termini di composizione corporea, è proprio solo una cosa psicologica. Preferisco essere più pulito per fin quando non mi vedo bene, e allora lì posso iniziare a includere un po' più di cibi tra virgolette sporchi che mi piacciono di più. Sì, questo è tutto per il full day of eating. Io mi mangio questo e noi ci vediamo domani mattina. È la mattina seguente, ragazzi, voglio mettere le calorie e i macronutrienti che ho colpito adesso sullo schermo. Come vedete sono rientrato nel mio obiettivo calorico, quindi quello perfetto, e come obiettivo proteico avevamo detto a inizio video che 2 grammi per chilo corporeo per me, quindi 150 grammi, era il minimo. Se noi andiamo un pochino oltre di proteine non succede niente di male, è proprio quel macronutriente che comunque è essenziale, è importante, favorisce la sintesi proteica, quindi io metto un minimo, non metto un massimo.
Rispetto ai carboidrati grassi invece, come vi ho detto all'inizio, non ho una proporzione esatta che voglio colpire. Ho colpito 60 grammi di grassi, che comunque va bene, è sempre tra quello 0,3 e 1 grammo per chilo corporeo di grassi, poi il resto di carboidrati. Quello che volevo farvi capire è che tutto quello che vede il meal timing e il numero di pasti giornaliero, in realtà quello dipende da voi, dipende dalla vostra scelta. Si è visto infatti dalla ricerca che se fate 3 pasti oppure 6 pasti, in realtà non cambia in termini di composizione corporea. Quindi noi vogliamo vedere nel macro, giusto? Vogliamo vedere in tutta la giornata, e se fai 3 pasti o 6 pasti, letteralmente la tua scelta. Ad esempio, che ne so, Sammy, che deve mangiare più calorie, sta in massa, magari lui vuole fare più pasti perché appunto deve prendere più calorie. Io invece ho difficoltà a stare a dieta, voglio diminuire il numero di pasti così sono più consistenti e in generale almeno quando mangio mi sento più sazio rispetto a fare dei mini pasti nell'arco della giornata. È chiaro? Esecutivo? Io l'ho capito. Ecco, perfetto. Questo era quello che volevo dirvi, quindi provo a colpire sempre prima calorie e proteine, il resto lascio così. Numeri di pasti come volete, il digiuno intermittente lo fate solo se in definizione vi aiuta, perché a me ad esempio mi sveglio, invece di mangiare risparmio le calorie che poi posso spalmare nei pasti più tardi e quindi fare dei pasti più grossi. Sto pensando che ci stanno altre cose. Questo è tutto quello che mi viene in mente per adesso. Fateci sapere se volete altri full day of eating e proverò a includere tutto quello che ha a che fare con il tasso di perdita di peso o quanto percentuale del nostro peso corporeo dovremmo prendere. Vi faccio vedere altri trucchetti, fatemi sapere se volete vedere altre ricettine. Oggi siamo stati, diciamo, direi abbastanza come dire, creativi, ma nemmeno così tanto, quindi fateci sapere se volete di più. Lasciateci un like se vi è piaciuto i mega edits di Sammy, che ha fatto un grande lavoro. Lasciatemi un bel commento e questo è tutto. Noi vediamo al prossimo video. Noi ci vediamo nel prossimo video.